La fedeltà della grande aristocrazia nei confronti dell'impero non è una condizione di fatto, ma un insieme di atti, fra i quali la partecipazione alle assemblee, che la rendono effettiva. Nel tempo, il rapporto fra l'imperatore, le aristocrazie e i luoghi delle assemblee si viene a modificare, determinando un quadro istituzionale molto fluido. Probabilmente, già in età ottoniana e salica i diplomi erano concessi in sede assembleare. Dalla fine dell'undicesimo secolo, tuttavia, i documenti iniziano ad accogliere lunghe liste di testimoni. Si tratta di un cambiamento cerimoniale, il documento ha validità giuridica in sé, ma i testimoni sono garanti della sua efficacia e forza politica. Se in età ottoniana la pratica dell'assemblea sembra caratterizzata dalla stabilità e dalla regolarità, sotto Federico I, per quanto vi siano luoghi investiti di grande significato, è contraddistinta da un movimento certo non indifferenziato, ma comunque continuo e imprevedibile.